Dunque, questa sera il Preziosissimo Sangue si farà una serata di canti, letture, ricordi per pensare e ricordare Matteo dopo un anno che non c'è più. Come avete pensato a questa serata e come vi sentite nel viverla pensando a lui? Ma abbiamo pensato a un momento di gioia comunque, come era Matteo, e abbiamo pensato a un momento fuori, in chiesa, che è proprio per Matte, con un fuoco, proprio una cosa molto scout comunque. E ci sarà un momento anche all'interno della chiesa, più tranquillo, e poi ci sarà un momento di silenzio in cappellina. A quali lati, aspetti proprio di lui, quali ricordi vi sono venuti particolarmente in mente pensando a questa serata? Dunque, noi abbiamo appunto deciso di fare una serata divisa in più parti proprio per valorizzare ogni lato caratteriale di Matteo, no? La sua tranquillità e la sua capacità di riflettere su quello che faceva, quindi abbiamo deciso di dedicare appunto la parte in chiesa sulle riflessioni, e poi di lui ci piace sempre ricordare la sua voglia di vivere, di giocare, di scherzare, di soprattutto di suonare e cantare, quindi abbiamo deciso di dedicare a lui la parte esterna col fuoco, dove lui era sempre molto attivo di solito e giocava, diceva, diciamo, anche molte cose scherzose. C'è, non so, una canzone o una lettura che proprio siete certi che sarà proprio lì a guardarvi? Ce ne sono, diciamo, di più. Quelle che ci ricordiamo di più forse sono le canzoni di Ligabue, tipo Marlon Brando, o anche gli 883, gli anni, dove lui regolarmente tirava fuori questo repertorio di solito, ecco. Sì.